15 mesi e 100 milioni di euro. Mancano i numeri per realizzare il Palazzo del Consiglio regionale nell'area di Risulta, come vuole il primo cittadino Carlo Masci. La consigliatura e il governo regionale hanno poco tempo e che dire delle risorse. Non esiste progetto, non c'è procedura. Nella zona centrale di Pescara il deputato Dem D'Alfonso ribadisce il progetto verde con 80.000 metri quadrati, con un centro culturale che alimenti la prossimità e che possa essere concepito con il numero di macchine adeguato. Sui fondi sono già disponibili 16 milioni di euro, ma la regione potrebbe liquidare altri 20 milioni di euro per la realizzazione di una mediateca, cifre ad ogni buon conto lontane dal progetto complessivo. E sulla nuova sede del Consiglio regionale, D'Alfonso intanto ha tre soluzioni nella periferia della città. La prima in lista, la City, quella stessa sede voluta dal centrodestra a suo tempo. Che non va considerato un cadavere, soprattutto adesso, dopo che si è chiarito che la concessione edilizia è stata sistemata, che si è anche stabilita una compatibilità tra la regola del piano regolatore aeroportuale e quella destinazione, quell'edificato che è stato voluto al tempo dal centrodestra del tempo, che grosso modo coincide col centrodestra di adesso. Poi c'è un secondo spazio che coincide con l'edificato di Palazzo Fuxas. Anche lì si può trovare una soluzione accorgimento, sapendo che in corrispondenza di quella zona esiste una grande capacità servente della viabilità extraurbana, sovraurbana. E poi, sempre nel piano particolareggiato numero 7, ci sono almeno 10.000 metri quadrati serviti dalla strada pendolo, che presenta ulteriormente le caratteristiche per ospitare un grande cantiere per il grande edificio della regione. Ma si può ragionare anche per quanto riguarda la proprietà della struttura di Via Caduti per Servizio, che partecipò al bando di proprietà di Danelli. L'indisponibilità sopravvenuta si può risolvere attraverso il colloquio, il confronto. Restano un protocollo d'intesa firmato il 20 settembre scorso dall'amministrazione Masci con la Regione Abruzzo e l'ultimo consiglio comunale del 13 dicembre, svoltosi nella forma partecipativa, aperto a tutti e poco gradito ad alcune associazioni ambientaliste che non si sono trovate d'accordo con quel "non si torna indietro" pronunciato dal presidente del Consiglio regionale, Sospiri.